impegnativo per la situazione, una macchina usa 10 metri che non sarebbe una cosa eccezionale, ma è importante lo spazio tra differenti classi posteriori e dove finisce la bicella. È un spazio assolutamente importante. Vedete dal lato di destra il stabilizzatore anteriore e posteriore che hanno anche una forma diversa. Il macchinista controlla il lato destro direttamente, il lato sinistro è stata aggiunta una telecamera che è posizionata sullo specchietto di sinistra e sullo schermo su cui la rete si possa descriverla un attimino meglio. I comandi verranno passati in torretta e poi verrà spento il motore per poterci consentire di fare una descrizione un attimino più tranquilli. Perfetto. Un applauso, direi che...